Tiresia, che conosci tutte le cose del cielo e della terra. Seppur sei cieco, vedi bene da quale morbo è contagiata la città. Il dio Apollo alla nostra domanda ha risposto che c'è un solo modo per liberarsi dalla pestilenza: scoprire gli uccisori del re e ucciderli o mandarli in esilio. E dunque, salva te stesso e la città. Salva me. Siamo nelle tue mani, Tiresia. Ahimè, tremenda cosa è il sapere quando non aiuta chi possiede conoscenza. Ed io lo sapevo bene, ma lo avevo dimenticato. Altrimenti non sarei mai venuto qui, da te. Rimandami a casa. In tal modo potrai sopportare meglio il tuo destino ed io il mio. Le tue parole sono ingiuste per la tua città. Non andartene! Se davvero conosci la verità, noi tutti ti supplichiamo! Ma perché non sapete? Tutti voi! Ma io non dirò mai le mie sventure. O per meglio dire, le tue. Perché insisti a fare domande? È inutile, da me non saprai nulla. Sai e non vuoi parlare? Ma sei il peggiore tra gli infami! Tu potresti irritare un cuore di pietra. Ti dimostrerai così arido e così inutile. Ogni cosa accadrà perché deve accadere, anche se la coprirò col silenzio. Non dirò più una parola, puoi infuriarti e sfogare l'ira più selvaggia. E allora, sdegnato come sono, dirò quello che ho ben capito. Sei tu che hai preparato il delitto contro Nellaio! Ma non lo hai compiuto con le tue mani! E se tu non fossi cieco, direi anche che l'intero delitto è solo opera tua! Ma davvero? Allora ti esorterei a dare seguito al bando che hai appena emanato e a non rivolgerti più da oggi né a loro né a me, perché sei tu il sacrilego, tu l'impuro. Sei tu che contagi questa terra! Hai osato scagliare un'accusa tanto spudorata e pensi di restare impunito? Sì. Se c'è una forza nella verità, dichiaro che sei tu l'uomo che cerchi, l'assassino di Laio. Tu sei il contagio.